E mentre Spider-Man torna nelle mani della Sony, sul web trapelano dettagli del passato. Dettagli che secondo me potrebbero far cambiare il modo di vedere questa brutta novità tra Marvel e Sony. Ma prima di iniziare vi dico che in descrizione, se siete fan Marvel, trovate un link molto interessante. Inoltre, se volete rimanere sempre aggiornati e avere anteprime sui futuri video, seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù nella descrizione. Ora, qual è questo dettaglio che ci viene detto sul web? Pare che per la realizzazione del primo film di Venom, la Sony, non essendo molto convinta del risultato finale del film, è andata a chiedere aiuto proprio a Kevin Feige, produttore esecutivo dei Marvel Studios. Pur non avendo supervisionato la regia del film, Feige è andato in soccorso per la Sony, solo che nella versione finale del film non c'è nessun credit per Kevin. In ogni caso sarà forse per questo che, per il sequel di Venom che vedremo il prossimo anno, la Sony ha cambiato regista. Infatti ora il regista è Andy Serkis. Inoltre Tom Hardy, che nel film interpreta Eddie Brock e di conseguenza anche Venom, ha aiutato per la sceneggiatura. Quindi ricapitolando, Kevin Feige ha aiutato la produzione del primo film di Venom. E se la Sony l'ha chiamato anche questa volta? Magari, come ho detto anche nel video precedente, questa cosa che Spider-Man è rientrato nella Sony lasciando l'MCU potrebbe essere un nuovo accordo tra la Disney e la Sony, con il solo scopo di farci vedere anche Spider-Man in un film di Venom, come già molti fan si aspettavano per il primo film. Questo magari è solamente un altro tranello da parte dei Marvel Studios. Vi ricordo che è veramente brava a fare questi trucchetti. Quindi c'è la possibilità che Spider-Man, dopo aver avuto un ruolo di comparsa o di alleato in Venom 2, torni nel Marvel Cinematic Universe. O almeno lo spero, e questo potrebbe essere comunque anche un modo per far entrare nell'MCU anche Venom e possibilmente Miles Morales. Spero vivamente che questo annuncio bruttissimo del rientro di Spider-Man nella Sony sia solamente un nuovo accordo tra le due case, anche perché Spider-Man deve diventare un Avenger. Anzi, lo è già diventato in Infinity War, infatti Tony Stark l'ha proclamato Avenger. Comunque ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti il vostro pensiero e soprattutto cosa ne pensate di questa novità tra Sony e Disney. Perché il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù nella descrizione, assieme al link per i fan Marvel e ad altri video che vi potrebbero interessare, tra cui il video precedente dove spiego questa nuova cosa tra Sony e Disney. E niente, io sono il pensiero di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!